sembra voler volare, sembra volare. Volere volare, News Liguria, amici del Piemonte, vi salutiamo con affetto e vi ringraziamo per la vostra fiducia. Il giornalista Stefano Pezzini ci porta alla scoperta di tradizioni, cultura e sapori di una Liguria da non dimenticare. Oggi ci parla di... È una storia antica, risale al Settecento, quando da Moglio, una frazione collinare di Alassio, e da Villanova partivano i tonnarotti verso le tonnare della Sicilia e della Sardegna per la stagione del tonno. Non pescavano il tonno, loro lo smezzavano e stavano fuori 2-3 mesi. E avevano una paga evidentemente, ma mentre smezzavano il tonno si resero conto che anche le interiora potevano essere utilizzate e, dato che essendo liguri non si buttava via niente, seccavano queste interiora, seccavano queste parti meno nobili, potremmo dire il quinto quarto del tonno, e poi lo portavano a casa, dove con una sapiente lavorazione questi scarti del tonno diventavano ventre. Un piatto buonissimo che fanno a Moglio, ogni anno c'è la sagra, ma la potete trovare anche nelle varie iniziative per la costa durante l'estate. Assaggiatela, è un po' forte, ma merita. Il sindaco di Imperia, Claudio Scaiola, ha ricevuto in visita a Palazzo Civico il console generale del Giappone, Kobayashi Toshiaki. L'incontro è stato l'occasione per discutere del Festival del Bonsai e delle arti giapponesi in programma dal 7 al 9 giugno 2024 all'Ex Salso, accanto al Museo Navale. Liguria fucina di talenti. Dal 1 marzo infatti è disponibile su tutte le piattaforme musicali il nuovo singolo della giovane cantautrice di Albenga, Sara Montella, dal titolo E tu accanto a me. Brano realizzato in collaborazione con il musicista ligure Massimo Spinetti. Un giorno ci siamo sedute davanti ad un microfono, hai messo una base, mi hai fatto cantare, hai visto qualcosa in me che nessuno aveva mai visto, mi hai preso per la mano e mi hai accompagnato in un sogno. Un grazie non basterà, perché hai reso la mia vita bella da morire, hai fatto uscire in me la vera passione, la felicità. Un grazie non basterà, per tutte le sere in crisi e tu accanto a me, spero non passerà questo tempo. Capito fin subito la mia strada e non hai mai smesso di credere in me. Mi arrabbio con te, ma poi mi rendo conto che fai così per me. La base che parte, le nostre voci insieme.
Giacomo Icardi, virtuoso conduttore sempre alla ricerca di storie di artisti liguri, ci porta tutti nel jukebox per parlarci di un grande artista della musica italiana. Bruno Lauzi. Bruno Lauzi nasce l'8 agosto 1937 ad Asmara, in Eritrea, ma poi da giovanissimo si trasferisce a Genova, dove frequenterà il ginnasio insieme a un grande amico e compagno d'avventura, Luigi Tenco. Con lui condividerà, oltre che una grande amicizia, anche la grande passione per la musica che lo porterà negli anni a condividere con il cantautore genovese pagine indelebili della sua storia. Nel 1960 Bruno Lauzi esordisce come autore scrivendo il testo Bella per Giorgio Gaber, e nel 1965 parteciperà per la prima ed unica volta al Festival di Sanremo, non sortendo però un grande successo. Il successo poi arriverà negli anni a seguire, quando Lauzi comincerà a comporre delle canzoni con un testo genovese e con una base brasiliana. Queste canzoni avranno moltissimo successo e lo porteranno a scalare intere posizioni della classifica della musica italiana. Nel 1970 Lauzi si affermerà come uno dei più importanti autori del panorama musicale italiano, ma ci sarà un avvenimento che stravolgerà completamente la sua vita e la sua carriera. Grazie per l'attenzione, continuate a segnalarci i vostri eventi a info@imperiatv.it. Un saluto a tutti i telespettatori di Telecupole da Giacomo Icardi per una Liguria fuori dal comune. Sembra voler volare.